Un saluto a tutti gli amici nerazzurri e bentornati sul canale. Dopo la sosta per le nazionali finalmente torna la Serie A e l'Inter, dopo aver presentato il nuovo logo, affronterà sabato sera in trasferta il Bologna di Mihajlovic, una trasferta molto insidiosa. Il Bologna attualmente è undicesimo in classifica e dovrà fare a meno di due pedine importanti, Palacio e Skorupski, autore spesso di ottime prestazioni contro l'Inter. Oggi visioneremo gli ultimi gol effettuati e subiti dal Bologna nelle ultime partite, per cercare quelle situazioni più congeniali al nostro sistema di gioco che potrebbero creare dei problemi alla retroguardia rossoblu, oppure quelle situazioni che potrebbero creare problemi alla retroguardia nerazzurra. Ho già analizzato in precedenza il Bologna di Sinisa Mihajlovic, in alto a destra vi lascerò la scheda che riporta a quel video più approfondito. Ma prima di iniziare lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Parliamo brevemente del 4-2-3-1 di Sinisa Mihajlovic. È un modulo che permette di portare almeno 4-5 uomini nella tre quarti avversaria, con la punta, i tre trequartisti e l'inserimento di uno degli incontristi che salgono a turno, e poi c'è anche il sostegno di uno dei terzini. Quindi, come potete vedere, ci sono almeno 5-6 uomini nella tre quarti avversaria. Invece in fase difensiva il modulo porta già 6 uomini con i 4 difensori e i 2 incontristi. In più, quando l'avversario gioca sugli esterni, c'è il ripiegamento di uno dei trequartisti. In questa partita sicuramente vedremo l'inserimento di Soriano al posto di Palacio, con Barro spostato come prima punta, invece Da Costa prenderà il posto di Skorupski. Nel match tra Bologna e Sampdoria, terminato 3-1 per gli uomini di Mihajlovic, possiamo notare che sul gol dell'1-0 segnato da Barro, Palacio, la prima punta, si allarga per ricevere palla, arrivare sul fondo e cercare il cross per l'inserimento dei due trequartisti. Il cross per Barro, che si libera dalla marcatura, è buono e di testa il giocatore batte il portiere Doriano. In questa azione possiamo notare che ci sono ben 8 giocatori del Bologna all'interno della tre quarti offensiva e i due trequartisti che si inseriscono. Nella partita di sabato sera io credo che Barro lo vedremo spesso largo, infatti Mihajlovic cercherà di impensierire l'Inter sulle fasce per poter favorire così l'inserimento dei trequartisti all'interno dell'area di rigore. Il contropiede viene spesso utilizzato, infatti sul gol del 3-1 vediamo che Barro intercetta un passaggio a centrocampo, Barro molto basso proprio per chiudere le linee di passaggio avversarie, riesce a favorire l'avanzamento di Svanberg, che porta palla e riesce a trovare un ottimo corridoio per l'inserimento di Soriano, che si è inserito proprio tra i due difensori. Soriano davanti al portiere non sbaglia per il gol del 3-1. Questa è una situazione molto pericolosa per noi, perché l'Inter, quando prova a costruire dal basso, alza i due esterni e spesso anche uno dei tre centrali si alza per sostenere la fase offensiva, lasciando due difensori che dovranno stare molto attenti a non concedere gli spazi di inserimento ai trequartisti rossoblù. Sfida persa per 3-1 contro il Napoli. Sono state tante le occasioni concesse ai partenopei per il tiro da fuori. Infatti il gol del 1-0 nasce proprio da una situazione simile, con Lozano che con un ottimo colpo di tacco riesce a servire Insigne, che tutto solo da fuori area con il suo tiro a giro segna il gol dell'1-0. Qui in questa situazione possiamo notare che la difesa del Bologna si abbassa molto per seguire le punte avversarie, mentre le mezzali non accorciano, lasciando così quel vuoto proprio al limite dell'area, lasciando così la possibilità agli avversari di provare la conclusione da fuori. Ecco, noi dovremmo provare di più la conclusione da fuori, perché può essere un ottimo sistema per scardinare il sistema difensivo rosso-blu, anche perché il Bologna ha spesso concesso occasioni da zone pericolose durante tutta la stagione agli avversari. Quando il Bologna passa in svantaggio, porta molti uomini all'interno della tre quarti avversaria, esponendosi al contropiede. Infatti sul gol del 2-0 possiamo vedere come un semplice rilancio di Koulibaly, che trova Zielinski, riesce ad innescare un contropiede con il partenopeo che lancia Osimhen, che in velocità brucia il difensore rosso-blu e davanti al portiere non sbaglia. Ecco, questa è una situazione che abbiamo visto tantissime volte con Lukaku e bisognerebbe sfruttarla, soprattutto perché i centrali del Bologna non sono molto veloci. Il gol del Bologna del 2-1 nasce da un'errata costruzione dal basso da parte dei partenopei. Infatti Ospina prova a servire il suo compagno di squadra, ma Palacio, con un ottimo tackle,
senza commettere fallo, riesce a rubare il pallone e vede l'inserimento di Skovolsen dall'altra parte. Skovolsen, preso un po' in controtempo, riesce comunque a servire Soriano che da pochi passi non sbaglia. Ecco, questa è una situazione che potrebbe essere molto pericolosa per noi, perché l'Inter spesso parte dal basso, anzi quasi tutte le occasioni le prova a costruire dal basso. Bisogna essere molto veloci perché loro pressano con almeno 3-4 uomini davanti al limite dell'area di rigore. Nella vittoria del Bologna per 2-0 contro la Lazio troviamo più o meno gli stessi sistemi visti contro la Sampdoria. Infatti è ancora una volta il cross dalla fascia che premia l'inserimento di Orsolini, il trequartista, all'interno dell'area di rigore, che calcia al volo, ma la sua conclusione viene ribattuta dal portiere. Sulla ribattuta si avventa Mbaye, più veloce, il più lesto di tutti, che da pochi passi non sbaglia. Ecco, in questa occasione troviamo 4 uomini del Bologna all'interno dell'area di rigore. Su gol del 2-0 ce ne saranno addirittura 5. Mi aspetto un lavoro massiccio in copertura da parte delle mezze ali e degli esterni interisti. Quindi in quali situazioni possiamo far male a questo Bologna? Con le conclusioni dal limite dell'area. Infatti mi aspetto che le mezze ali si propongano di più al limite per ricevere palla e provare la conclusione. Nelle situazioni da palla inattiva, infatti Bologna ha subito molti gol da calcio d'angolo quest'anno, e qualora riuscissimo a passare in vantaggio, il contropiede è un'ottima soluzione perché potrebbe portarci a trovare all'uno contro uno con i difensori rosso-blu. Invece in quali situazioni dobbiamo fare attenzione? La nostra costruzione dal basso dovrà essere più veloce proprio per vanificare il pressing alto dei rosso-blu. Qualora la costruzione dal basso risultasse lenta e inefficace, i difensori devono essere molto bravi e veloci a chiudere lo spazio di inserimento per i trequartisti o per le punte. E infine i loro cross dalla tre quarti sono molto letali perché permettono ai trequartisti di inserirsi, quindi il raddoppio di marcatura sugli esterni sarà molto importante. La trasferta di Bologna darà il via a 3 partite molto importanti, infatti a mio modo di vedere una buona fetta della stagione passa da questi 9 punti. Credo che Conte riuscirà a recuperare Handanovic tra i pali, la difesa sarà formata da Bastoni, Skriniar e Ranocchia che prenderà il posto di De Vrij, a centrocampo Barella, Brozovic ed Eriksen, sugli esterni vedremo Hakimi e Perisic, in attacco Lautaro e Lukaku. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, fatemi sapere nei commenti quali secondo voi sarà la formazione e se non siete scaramantici come me provate a dirmi il risultato finale. Io vi do appuntamento al prossimo video e alle live reaction del giorno dopo. Vi ringrazio, un saluto da Umberto, l'interista forever. Amala.